Però non vorrei che mi zoomasse un po' troppo. Abilità zoom automatico. Oh, Madonna! Oh, raggiungi raggiungi la radio della stazione. Prego, mi decontamini. Oh. Oddio, ancora! Ma porca troia, l'ho visto! Ah, merda! Ma scusa, ma non dovevo... No? Cosa? Non mi ricordo. Dove devo andare? No. Porca pelletta. Eh no, no, così non va bene però. Chiuditi, chiudi! Merdas. Merdas. Così no, però. Di qua. Dimmi che di qua che dovevo andare. Sì. Ah. Ciccio, guardami negli occhi un attimo. Ah, di qua. Fuori. Oh, in mezzo alla nebbia. No, la telecamera non va bene. Mi cago. Mi cago, mi cago, mi cago. Non vedo un cazzo. Porca troia! Cosa? Tra l'altro, perché ci sono impronte di scarpe che io sono a piedi nudi? E poi cosa merda è successo? Sono caduto? Oh, Madonna. Vi siete caccati anche voi, eh? Stronzi. Sento gente che mi corre. È scappato quello lì. Si è levato di culo e ha fatto bene. Ma io direi di seguire il sangue. Ma porca, ma non è possibile. Andiamo per di qui. Split, 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 split. Ah. Cos'è questa? Una porta? No. Oh, salvataggio, quindi sto andando dalla parte giusta, no? Chi è che sbatte? Salve! Dica! Ma non si dicono queste parole, siamo in live, pronto! Oh, io sta cosa dei telefoni lasciati lì così non la posso soffrire, guarda. E quindi? Intimo è intimo. Ma dimmi che è completamente inutile questo posto. Ok. Porco cane, non è qui che devo venire allora. Porca paletta, guarda. Ma va a te, ste sterpaglie. Oh, qui. Eh no, qui, dove sono salito, dove ho seguito le impronte di sangue. Di qua, di qua. C'ho il presentimento. Aia! Sì, di qua. Bisognerà scendere. Che cosa? Ma... Sarai una testa di merda. Vaffanculo, cazzo, mi hai fatto infartare. Allora. No, di qui non c'è un cazzo di nulla. Andiamo avanti. Laviamoci i piedi. Oh, issa. Sta andando bene. Ci siamo caccati solo 2 volte. Che è anche la cosa che ci riesce meglio noi maschietti. Oh, Madonna, basta con sta nebbia, cazzo. Ah, i due pistolotti dell'uno. Vabbè, ma io chiudo.
Comunque tutta questa neve mi pare di essere qui a Padova alle 7 di mattina ad ottobre. No. Ho sempre detto che fare palestra fa male. Mi vogliono menare sicuro questi qui. Ma molto lentamente, per fortuna. Mi levo dal cazzo, va là. Usuish. Oh, Madonna. Oggi però. Cosa? Ma mi lancio le teste. Ma sei scemo. Potevi farmi male. Che cazzo. Ma oh, i bulli. I bulli nel giardino della scuola. Già erano pazzi quelli dell'ospedale psichiatrico, figurati. Cosa? Ah, no, aspetta, l'idea geniale è di aggiungerci anche la prigione. Potevo rimanere offeso e anche gravemente. Simulatore di Mara. Mamma! Ho un déjà vu, è tutto uguale questo posto. Non lo so io. Ma dai, ma c'aveva anche il pene eretto quello lì, l'ho visto chiaramente. Stavano giocando da chiapparello tutti nudi e insanguinati. Momenti di magica gioia e follia. Suoni di amore qui. Tubi per il divertimento comune. Ok. Siamo malati. No, io a dire il vero non sono malato. Io ero un'impiegata che lavorava dalle 9 alle 5 e mi hanno voluto assolutamente rinchiudere perché ho mandato una lettera al sindacato, tutto lì. Cazzo, non è giusto. Lavoro tutti i giorni, mi spacco il culo come programmatore e segretaria dalle 9 alle 5, mando una lettera al segretario del... Pronto. Ma cosa? Ma... Maledetti dirigenti, guarda. L'avevo detto, eh. La dirigenza di questo posto non va mica bene. Giusto che, oh. Ma scusi, lei mi nega, il dentista mi nega. Ma vaffanculo, va. Non ho capito. Sti dirigenti guadagnano i milioni. Adesso come lo chiamo il sindacato io? Non lo chiamo. Cosa succede? Chi è quello lì? Quella è una bella legnata. Ah, ciao! No. Aia! No, mi ha preso. Ma non picchiarmi, che c'ho gli occhiali anche. Ma... Mi ci infilo diretto, guarda. Ti dribblo. Aia! Madonna, ma è più basso questo protagonista di quello di prima. Ma bastardo, mi ha chiuso la porta in faccia. Nel momento del bisogno, guarda. Chiudila però. Mentre la sfonda, io me ne vado. Gliel'ho chiuso proprio in faccia. Vabbè. Ah sì, qui lui non ci passa, qui. Lui non ci passa, qui. Cazzo, comunque com'è atletico con quel fisico, eh? Oh. Oh, volentieri. Vabbè, almeno c'è un'evacuazione, dai. Un altro che ci ha dato dentro ieri sera con i drinks. No. Questo è padre Martin? Sembrerebbe proprio di sì. E qui c'era il tipo che c'era... Lockout! Quello che doveva cagare, no? Che diceva deve andare giù per lo scarico, quella roba lì. Ok, e poi ci si infilava in quel buco là.
Sì, e qui dopo c'erano le docce con i marmittoni, quelli lì che volevano asciarmi. Giusto per scrupolo io provo ad andare all'uscita, ma non credo sia... Bastardo! No! Merde! Oh mamma che Wow, cazzo!